La diagnosi precoce rappresenta un momento davvero fondamentale. Questo oggi ci viene largamente suggerito anche dalla letteratura, dallo stato dell'arte a questo riguardo, in quanto avere una durata della malattia non trattata, una DUI che di solito è superiore ai 2 anni, determina una malattia sintomatologicamente più grave, senz'altro un outcome più sfavorevole della stessa, una malattia che risponde di meno ai trattamenti e che quindi appare molto più aggressiva sul piano clinico, e infine un'evoluzione appunto prognostica più sfavorevole. Non è semplice scoprire precocemente un disturbo bipolare, perché la maggior parte dei disturbi psichiatrici esordisce in un'età di transizione, che è quella dell'adolescenza o del giovane adulto. E la diagnosi di disturbo bipolare richiede la presenza di almeno un paio di episodi, se non più, nel corso della vita. Per cui in genere ci si accorge dopo un primo episodio del nesso che può esserci fra una fase magari di espansione e una fase depressiva, e il mettere insieme queste fasi con eventi che a volte hanno innescato queste situazioni, oppure con l'assenza di motivi scatenanti. È fondamentale riuscire a identificare precocemente il disturbo bipolare perché le terapie possono modificare, le terapie non corrette possono modificare il decorso della malattia, determinare ad esempio dei viraggi più rapidi in un senso o nell'altro, determinare una maggior facilità di insorgenza di stati misti o di rapid cycling, modificare il decorso stesso della patologia, cioè inducendo quel fenomeno che mi piace indicare con il termine di ciclizzazione della malattia. Basti pensare che sebbene la tre quarti dei disturbi, soprattutto le forme gravi, hanno insorgenza nella fascia adolescenziale, cioè parliamo della fascia tra i 13, 14 anni e i 25, in realtà molto spesso il disturbo viene anticipato da quelli che consideriamo spesso disturbi in comorbilità. Cosa intendo dire? Intendo dire che ad oggi, con i sistemi diagnostici attuali, penso al DSM-5, ma anche all'ICD-10, per poter fare diagnosi di disturbo bipolare, noi dobbiamo riconoscere una fase maniacale, che nel caso del disturbo bipolare 1 è una fase maniacale che ha una durata di almeno 15 giorni, e nel caso del disturbo bipolare 2 è una fase ipomaniacale di almeno 4 giorni. Questi criteri così restrittivi fanno sì che di fatto nella storia poi clinica dei soggetti questo avvenga dopo molti anni dall'esordio del disturbo. Molto spesso le manifestazioni del disturbo bipolare, soprattutto quando, come capita nella maggior parte dei casi, nella prima adolescenza o nell'adolescenza, vengono confuse con le crisi adolescenziali. La ragazzina che da ragazzina modello, studiosa, obbediente, eccetera, improvvisamente comincia a voler uscire tutte le sere, non è che cerca di staccarsi dalla crisi adolescenziale, ha una crisi maniacale, ma non è facilissimo né diagnosticarla né convincere la famiglia, l'entourage, che preferisce di solito approcci più soft, di solito approcci più di natura psicologica. Diventa più complicato fare la diagnosi precoce, ma oggi bisogna pensarci quando si osserva un giovane, un soggetto giovane, adolescente o poco più, che magari utilizza sostanze stupefacenti e presenta un quadro che potremmo chiamare di disforia. E la disforia, la scuola di Vienna lo considera un terzo asse endogeno-morfo, ovvero c'è una euforia, quindi che va verso l'eccitamento, c'è una ipoforia che va verso la depressione e c'è una disforia, i tedeschi la chiamano
Verstimmung, che è una coloritura pesante dell'umore, caratterizzata però da irritabilità, da aggressività, da suscettibilità. Ecco, questa dimensione disforica, che è anche stimolata molto dall'utilizzo di sostanze sia eccitanti che sedative, può essere un campanello d'allarme che mette il clinico sulla traccia di un disturbo dell'umore piuttosto che di una condizione transitoria. Si interviene con terapia specifiche, spesso di natura psicologica, ma anche quando si va sui trattamenti farmacologici sono privilegiati i trattamenti di attesa, che di solito possono peggiorare il decorso del disturbo bipolare, perché quella è un'età che è particolarmente sensibile agli effetti di antidepressivi, sedativi specifici, antipsicotici, che a volte vengono somministrati per i momenti di crisi, che favoriscono un'ulteriore destabilizzazione del quadro clinico, ancora una maggiore atipia delle presentazioni e ancora una maggior confusione, perché poi si va su diagnosi di disturbi di personalità, diagnosi, e quindi poi alla fine si perde un po' la strada per riconoscere la bipolarità. Diventa quindi fondamentale valutare quelli che sono indicazioni indiretti, cioè predittori di una vulnerabilità bipolare. Sicuramente la familiarità, perché questa è molto rappresentata nella storia del paziente a rischio, sicuramente lo stile di vita, ma non ultima la risposta ai trattamenti. Molti ragazzi che hanno risposta ai trattamenti apparentemente paradosse, penso per esempio a effetti eccitativi degli antidepressivi, di cui molto si parla anche in rete, possono trovare una spiegazione nella vulnerabilità bipolare che magari si manifesterà qualche anno dopo con un primo episodio manicario. Se il disturbo non viene riconosciuto, indubbiamente si sbaglia il focus dell'intervento e quindi ulteriori elementi negativi che influenzano il decorso stesso della patologia, e questi elementi sono legati ad un non intervento sul piano giusto, che sia quello familiare, che sia quello sociale, che sia quello più strettamente psicologico o biologico. Arrivare precocemente alla diagnosi significa naturalmente evitare che questo tipo di percorso abbia un impatto troppo marcato sulla vita della persona. Ma significa anche fare in modo appunto che la persona vada incontro ad uno sviluppo pieno di tutte quante le sue potenzialità. E naturalmente intervenire precocemente significa evitare tutta una serie di danni anche neurobiologici, perché ovviamente queste patologie possono comportare a carico anche di regioni cerebrali una serie di danni che compromettono anche il funzionamento cognitivo. Noi abbiamo visto nel caso appunto di patologie mentali gravi, anche nel caso del disturbo bipolare, ad esempio una compromissione delle funzioni cognitive che episodio dopo episodio può diventare più marcata e lasciare sempre più conseguenze. Quindi evitare questo tipo di traiettoria significa veramente incidere sulla prognosi del disturbo e quindi rende l'intervento precoce molto importante, benché difficile.